Salve a tutti. Oggi l'Oscar della comunicazione va a Roberto Vannacci. Sì, proprio lui, criticato dalla comunità arcobaleno, in disaccordo con il ministro Crosetto e molto altro ancora. Alla fine, in un'elezione caratterizzata dall'astensionismo, il generale Vannacci emerge vittorioso. Se alla fine conta il risultato, allora prendi e porta a casa. Buona visione. Questi sono i nostri tempi, o cittadini. Tempi incerti in cui da un momento all'altro può arrivare il fatto nuovo. Rimane un unico grande ostacolo. Una città sul Volga dove si decide il destino del mondo. Stalingrado. Io vengo dai reparti speciali, quindi non posso che riferirmi alla decima MAS che ha operato dal 40 al 43. Bene, quindi a quella si riferiva. Posso? Le do subito, le do questa bacchetta. Guardi, le stragi della decima MAS. Ma guardi, io le posso nominare tantissime altre stragi. Ma queste qui quindi, furono un crimine. Ma io non mi riferisco a quella ma decima possiamo MAS. Possiamo dire però se queste stragi furono un crimine? Guardi, ma io non devo dire nulla, è la storia che lo dice. Io non interpreto la storia. Avanti tutta, viva le pistole, viva le pistole, viva le pistole, viva le armi, lo voglio gridare fortissimo io, viva le armi, il possesso delle armi è la base della libertà. Da studioso, ricostruendo i fatti, cioè l'affermazione Vannacci attacca il ministro della difesa è falsa in base alla documentazione disponibile, perché è sempre il ministro della difesa che attacca il vertice dell'esercito, perché Vannacci è il vertice dell'esercito, quindi probabilmente ha ragione lei, però probabilmente non è proprio un comportamento adeguato da parte di un ministro della difesa attaccare uno dei generali più decorati e importanti del nostro paese. È arrivato vestito civile e gli dico scusi, come mai non l'ha divisa? Perché uno chiede rapporto al ministro, un militare viene in divisa, lui dice perché mi hanno detto di non metterla. Come? Chi gli ha detto di non metterla? No, i miei superiori. Ma perché? Perché mi hanno detto che oggi venivo da lei come fosse una cosa privata, no? Eccesso di zelo. E non mi hanno neanche dato il rimborso del treno. Perché io ho detto tante volte che da sempre ho rifuggito la normalità e che la normalità non ha un'accezione né negativa né positiva, non è né migliore né peggiore, è semplicemente una questione statistica. Peraltro, gli omosessuali si definiscono loro stessi come non normali, perché la definizione universalmente accettata di omosessualità e di variante non patologica dell'orientamento sessuale. La variante, da definizione, è lo scostamento da un modello di riferimento che rappresenta la norma. E quando lei scrive fatevi una ragione non è naturale, non è vero, e lei su questo deve essere, se posso, un po' più diretto, non è vero che non c'è una connotazione negativa, c'è in pieno una connotazione negativa. Ad esempio, li chiamate gay o culattoni? Vladimir Luxuria. Culattone. Firmato Ivan Cattaneo, Culaction. Firmato Alessandro Cecchi Paone, definito dall'ex nazifascista Tremaglia, un culattone. Firmato Fabio Canino, culattone. Sottoscritto Alfonso Signorini, culattone. Firmato Alessandro Sortino, culattone. Vede che non è informato. Ma vuole il si testo. Vada, certo che si vada a vedere il documento. Omosessualità vuol dire non è peccato essere omosessuali. Ma che cosa è peccato? La religione cattolica. Lei non che cosa, che cosa è peccato? Ma non è peccato. Che cosa è peccato? Se lei non lo dica. È peccato esercitarla. È una feroce umana. Ma lei sta dicendo a una persona omosessuale che per non essere un peccatore deve tagliarsi l'uccello. Unica cosa, mi faccia la cortesia, non si candidi con la Lega. La ringrazio per il consiglio. La fila, ma anche quelli della decima. Questa mia espressione deriva un poco da quello che succedeva in Italia qualche anno fa. Lei conosce Walter Chiari? Walter Chiari è un attore di teatro, anche di cinema italiano, e lui era solito, quando saliva sul palco, salutare quelli della prima fila ma anche quelli della decima. E quindi è un'espressione che viene dalla cinematografia, è un'espressione che sicuramente attira l'attenzione e credo che il suo ruolo l'abbia giocato anche questa volta, a giudicare almeno dalle reazioni.
si va in giro a svendere lo slogan dell'esercito comune europeo, ecco, ci dovranno spiegare come sarà organizzato questo esercito comune. Per tutti questi, tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive. Perché se dobbiamo cedere anche la sovranità delle nostre forze armate, noi, riducendo a zero l'aspetto sovranità, renderemo zero il prodotto di tutte e tre le componenti e quindi zero l'idea stessa di patria e di nazione. E la mia candidatura, a differenza di quella di molti altri, non è una presa in giro. Non è che io metto il mio nome e poi, qualora venissi eletto, delego a qualcun altro la responsabilità di andare a Bruxelles. Non sono un candidato. Se voterete Vannacci, non voterete un nome che sapete già che non andrà a Bruxelles. Perché questo è quello che vi stanno facendo credere alcuni candidati. Mettono il loro nome per attirare l'attenzione, ma poi non andranno mai a Bruxelles perché hanno altri incarichi. Intanto Vannacci abbia preso una valanga di voti e questo conferma quello che noi avevamo ipotizzato, ma non perché siamo dei maghi, ma è evidente, Vannacci dice delle cose che sono naturalmente il pensiero della maggioranza degli italiani, è fatale che abbia preso dei voti e abbia contribuito a tirar su un po' le ossa alla Lega, che sta attraversando un periodo abbastanza difficile. L'abbiamo scelto tutti insieme, l'abbiamo scelto con delle motivazioni forti. Nine, per me nine, per mio camerat non so, ma je prefer, io vuol prefer la all'antico, lo sfilatino tagliato con la formage. Quindi comunque, diciamo, in qualche modo contesta queste candidature, possiamo definirle fake, come Salvini fece nel 2019. Non ho detto fake. Meloni. Non ho detto fake, ho detto di facciata. Perché di facciata. Cambia, perché cambia le mie parole? Beh, no, è uno sport molto utilizzato. No, dico, quindi sempre, l'avete fatto sempre. I giornalisti sono dei venduti, sempre stati dei venduti. Più o meno si è salvata da ulteriori slavine grazie all'effetto Vannacci, soprattutto al centro-sud. E Forza Italia l'ha superata, però è un po' una mezza illusione ottica, perché stavolta aveva dentro anche i centrini di Lupi e di Brugnaro, anche se certamente è un trionfo un partito di un leader forte come Berlusconi morto, che riesce a sopravvivere a dispetto di tutte le previsioni con un leader così sbiadito come Tajani. Grazie Marco Travaglio, avrei preferito ricevere questi complimenti di persona. Ha vinto il partito dell'astensione, ma anche la comunicazione di Vannacci. Solo il tempo potrà darci le risposte. Cosa ne pensate del generale? Scrivetelo nei commenti. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Grazie a coloro che lo hanno già fatto. And the Oscar goes to...